Buonasera signore e signori, benvenuti con la parte numero 2 della nostra guida a Ertgold nella regione di Kanto. Allora, siamo ad Aranciopoli, una piccola esplorazione di questa città. Se vi ricordavate anche nelle versioni vecchie, qui c'era sempre l'anziano signore che voleva costruire la palestra. Qua invece abbiamo il fan club Pokémon. Qui invece c'è la palestra che dovremmo utilizzare taglio, ma dato che non ho voglia di andare a prendere Rattata. Preferisco fare surf, magari incontrerò qualche Pokémon selvatico. Preciso, sempre lo stesso Tentacool. Bene, entriamo dentro la palestra e vedete che sono piene di bidoni. E noi questi bidoni dovremmo schiacciarli tutti, cercare dentro dei pulsanti, intanto qui un piccolo problemino con la ROM, e cercare di individuarne i due uguali per aprire i cancelli elettrici. Inizieremo qui affrontando un po' di allenatori, dato che tutti avranno Pokémon di tipo elettrico, che è diciamo la specialità di questo Pokémon, di questa palestra. Avrete bisogno magari di Pokémon tipo Golem, appunto Tyranitar, o comunque qualsiasi Pokémon che conosca Terremoto, Colpo di Fango, insomma mosse di tipo Terra. Questi due hanno un Jolteon e un Electrode. Io volevo utilizzare Terremoto così da eliminarli facilmente tutti, ma Magma dopo verrebbe colpito dal terremoto di Tyranitar. Voltorb e Electrode, un altro. Parti un po' noiosette che siete degli allenatori che volevo tagliare. Il problema è che mi veniva troppo corto il video, quindi ho preferito allungarlo. Bene, fatto fuori anche questo, adesso manderà un Magnemite e un Electrode, ancora una volta l'Electrode. Allora, un lanciafiamme su Magnemite, che è abbastanza facile. Lui utilizza schermo luce, io con un Neuropulsar non gli tolgo assolutamente niente. Quindi dovrei utilizzare un altro Neuropulsar e un lanciafiamme che... ce l'ho fatta, bene. Allora, andiamo a sfidare anche questo qui, almeno non ci si pensa più. A un Pikachu. Lui mi utilizza Tuono Onda, mi paralizza Tyranitar, io con un Neuropulsar riesco a sconfiggerlo. Poi manderà Fluffy. Io qui utilizzo un cura totale su Tyranitar per togliergli la paralisi. Utilizzo colpo. Viene sconfitto Fluffy, adesso manderà Electrike, un Pokémon che si trovava in Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Ecco qua ancora di nuovo un problemino con la ROM, basta entrare e uscire. Allora, adesso cerchiamo un po' questi bottoni nei secchi della spazzatura. Allora, cercate di utilizzare la logica, quindi non andate a caso. Qui prima fate come sto facendo io, tutti quelli in basso, i secchi, poi quelli di sopra e poi quelli di sopra, così almeno li troverete sempre accanto, altrimenti se no andate in confusione, non sapete quale avete premuto. Vediamo, oh bene, proviamo, bene, abbiamo sbloccato la prima barriera, di solito dovrebbe trovare qui, no, non era lì, quindi dobbiamo ricontrollarli tutti. Avete visto che una volta che avete sbagliato, il pannello ritornerà giù. Allora, qui invece li controlla a coppie, tanto sono sempre uno accanto all'altro. Bene, una barriera sbloccata e seconda barriera sbloccata, e adesso possiamo andare verso il capopalestra perché la via è libera. Non ho curato Tyranitar, me ne sono dimenticato, vabbè, tanto non dovrei avere assolutamente problemi contro Litsurge. Il primo Pokémon che manda è Raichu. Lui mi utilizza un'onda shock, mi toglie un pochino. Io con un terremoto dovrei, bene, con un colpo ucciderlo. Poi vediamo chi manda. Magneton. Io a questo punto devo mandare Magmar, dato che Magneton è un Pokémon di tipo acciaio elettrico. Preferisco utilizzare lanciafiamme e mandarlo al tappeto. Poi manderà Electrode. Io qui ritorno con Tyranitar. Lui mi utilizza doppio team, ma con un terremoto non dovrebbe avere nessun problema Tyranitar a sconfiggerlo. E poi manderà il suo Pokémon più forte, Electabuzz, al 53. Che se riesco a trovarlo lo catturo. Electabuzz mi garba troppo, ma probabilmente si trova solo in Soul Silver. Adesso mando Meganium, che almeno l'avveleno, perché
Non so che mosse potrebbe avere Electabuzz. E poi lui mi utilizza colpo basso. Io utilizzo schermo luce così di aumentare la mia difesa speciale. E adesso proviamo un po' ad abbatterlo con Meganium. Utilizzo foglia magica. Lui si riprende anche con Baccacedro. In compenso la terra impesta e il veleno gli tolgono già qualcosa. Lui ancora colpo basso. Io petalo danza e riesco a sconfiggerlo. Solo che Meganium viene paralizzato. Adesso manderà Electrode. Io preferisco Meganium, tanto non credo che resisterà molto. Vediamo Petalo Danza. Sì, infatti, non gli toglie assolutamente niente. Lui Onda Shock per Meganium. Oh no, è resistito! Wow, pazzesco! Però c'era la sabbia. Adesso mando Dodrio. Sì, direte è un azzardo. Io pensavo che con la velocità di Dodrio fosse superiore a Electrode. E invece no. Comunque sono riuscito a sconfiggerlo. Ricevo una catasta di soldi. E ricevo anche la medaglia tuono da Litzerge. E mi darà anche la MT34 che contiene fulmine. Quindi è una mossa molto potente. Attenzione a non sprecarla perché è una delle mosse più potenti del gioco. E che ha anche abbastanza PS. Allora qui con Slowbro faccio surf ancora. Do do do. Bene, andiamo dentro al Pokémon Center e curiamo i nostri Pokémon. Allora, ce li dai, grazie. Sì, Tyranitar, ci segue lui. Che noi siamo più grandi di un Tyranitar, questo era evidentissimo. Qui spruzzo intanto un repellente, perché qua ce ne saranno. Qui c'è anche pieno di allenatori, una sfera, ma non ho voglia di prenderla. Allora, andiamo a vedere intanto qua giù, l'esplorazione della città continua. Allora, vediamo qui, al percorso 11 troviamo uno Snorlax addormentato nel mezzo della strada. Non ce la facciamo a spostarlo, nemmeno con la forza di Tyranitar. E quindi andiamo. Qua l'entrata è bloccata, quindi dobbiamo per forza attraversare questa specie di tunnel e arriviamo finalmente a Zafferanopoli, una delle città, diciamo, inesplorate, la più forse difficile da raggiungere nelle vecchie versioni, dato che dovevamo affrontare allenatori Team Rocket e Giovanni pur, cioè, per arrivare fin qui. Quindi andiamo un po' a vedere la città, sempre la Sleep SPA. Che io chiaramente non ho voglia di visitarla perché mi ricorda brutti momenti. Bene, andiamo a destra invece e poi di nuovo a sinistra. Qua troviamo Pokemarket, scusate. Qua invece c'è la palestra di Pokémon di tipo psico comandata da Sabrina. E qui c'è il dojo karate che se vi ricordavate nella versione di Rosso Fuoco e Verde Foglia vi regalavano un Hitmonlee o un Hitmonchan. Qui no invece, perché quel dojo servirà solo e soltanto per il ricombattimento contro i capopalestra. Chiaramente noi non vogliamo farli. Allora andiamo a vedere qua. Qui c'è la stazione. Eccola qua, in giapponese. Cioè scritto perché non l'hanno tradotta. E quindi adesso possiamo uscire anche da Zafferanopoli, dato che non è molto importante. Allora qua ho trovato una sfera. Vediamo un po', perché io so che in quest'erba alta si può trovare un Pokémon che a me garba molto, ovvero Murkrow. Quindi adesso io voglio provare a catturarlo. Allora, vediamo se appare anche di giorno oppure solo di notte. Altrimenti devo spostare. Ecco, no, solo di notte. Quindi l'ho trovato, ho stoppato, l'ho cercato. E vediamo di catturarlo alla prima. Stavo per usare la Master Ball perché era vicino alle Ultra Ball. Dopo mi sono fermato quando dice usa. E l'ho avvelenato con le Meganium. Gli ho fatto togliere un po', diciamo, di vita da appunto l'avvelenamento e l'ho catturato. E gli do un soprannome, l'ho chiamato Dark. E quindi Dark sarà il mio nuovo Pokémon di tipo volante. Quindi la parte, ragazzi, sta per terminare. Io, come al solito, vi dico: votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da Eci88.